Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori, signori e signori, buonasera, benvenuti al nostro approfondimento Pianeta Oggi Eventi nel Mondo qui a Radio Piper Fontana Fredda, emittente interregionale che dall'81 irradia in tutto il nord-est d'Italia, praticamente sulle frequenze di 88 e 800, 93 e 800 MHz in stereofonia con sistema RDS. Pensate che ci ascoltano fino a Lubiana. Dunque tutto l'Alto Adriatico quindi è sintonizzato, sappiamo che ci sono molte persone all'ascolto, ci arrivano molti complimenti e noi quindi ci sprona a fare sempre meglio. Trasmissione che va in onda anche in collaborazione, questo è molto importante, lo sottolineo, con il network, il nuovo network online di Radio Science TV. Ringrazio la regia centrale Rosario Moreno che gratuitamente ci ripete come trasmissione, cioè l'intera trasmissione viene ripetuta su Radio Science Network che risponde al sito internet radioscience.it. Saluto alla regia qui in locale di Fontana Fredda, a Paolo Gavasso. Ricordo che anche Radio Piper è in internet al sito radiopiper.it. Dunque, a questo punto io do la linea a Alviano Appi dell'Associazione Culturale del Sicomoro, che è già pronto, lo vedo pronto nello studio 2 con un ospite anche molto importante, si parlerà di legalità. Prima vi ricordo un'ultimissima cosa, che la settimana scorsa è stato presentato l'ultimo libro di Italo Sbrogiò, ex sindacalista, uno di quei sindacalisti veri, devo dire io, che negli anni 60 e 70 ha condotto diverse battaglie sulle strade, sulle piazze per la difesa dei diritti dei lavoratori, ottenendo anche delle conquiste importanti più che giuste, che adesso purtroppo a colpi di penna ci stanno demolendo tutte queste conquiste. Ecco, queste nuove generazioni stanno praticamente tradendo, queste nuove generazioni hanno tradito i loro padri. Dunque, La fiaba di una città industriale, questo è il titolo del libro, verrà poi presentato anche in televisione prossimamente e quindi anche qui a Radio Piper avremo modo di riparlarne. A questo punto non mi dilungo di più, non voglio portare via altro tempo, linea subito ad Alviano Appi, quindi buon proseguimento, noi ci sentiamo al termine. Prego Alviano. Grazie Massimo, grazie Rosario. E noi questa sera occuperemo il tempo cercando di parlare di legalità con Aaron Pettinari dell'associazione della rivista, diciamo, Antimafia 2000, che è sorta nelle Marche ma adesso ha piena operatività in Sicilia. Caro Aaron, spero che tu mi senta. Sì, sento benissimo, Alviano, ciao, buonasera a tutti quanti voi. Ecco, grazie di aver raccolto l'invito, che parte dall'esigenza di fare luce su alcuni
degli ultimi avvenimenti che stanno interessando il processo trattativa che è condotto dal PM Nino Di Matteo. Prima di farti la domanda e di chiederti di spiegare bene ai radioascoltatori un po' la vicenda, Aaron, io ricordo che non molto tempo fa, in luglio, era andata in onda, non qui da noi dove avrebbe dovuto essere, ma bensì era andata in onda, trasmessa da radio, da TV Al Jazeera, un documentario fatto da due registi inglesi, Paul Sapeng e Toby Follett, A Very Sicilian Justice, nei quali si racconta un poco qual è la vicenda del PM Di Matteo e in pratica un po' le difficoltà nelle quali Nino Di Matteo si trova nel poter svolgere il processo, soprattutto difficoltà che vengono dal sostegno non tanto dell'opinione civile, che secondo noi è molto poco informata, perché non so, mentre Al Jazeera aveva trasmesso per un'intera settimana in diverse fasce orarie quel documentario dei due giornalisti inglesi, in Italia non so se si è visto qualche cosa, io non ho avuto informazioni di questo, casomai tu ci dirai qualche cosa di più. Ma non è tanto l'opinione pubblica che possiamo dire sia dalla parte di Di Matteo, perché non lo sappiamo, perché l'opinione pubblica viene veramente molto poco informata su questa vicenda, quanto invece gli ostacoli che si possono trovare, uno dall'informazione, la cui prima colpa è proprio quella di non interessare i cittadini di ciò che sta succedendo a quel processo. La seconda è quella delle forze politiche. Possiamo ricordare che alla domanda che facevano Sapeng e Follett nel loro documentario, che era quello, un commento, loro chiedevano sui rischi che stava correndo il PM Di Matteo, sappiamo che Renzi non ha fatto commenti e Mattarella aveva, attraverso un portavoce, aveva fatto sapere in modo piuttosto blando, secondo noi, che la presidenza, il presidente, la presidenza della Repubblica sostiene i giudici che combattono le organizzazioni criminali. Ecco, una cosa molto sfumata. Inoltre ci sono le grandi resistenze che, secondo noi, all'interno per Di Matteo ci sono da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che non, finora non gli ha mai permesso di prendere la direzione della distrettuale antimafia. Allora ti chiedo di dire quali sono le novità invece oggi, perché sembra che Di Matteo si stia un po' inventando lui da solo questo processo e non vi sia niente di rischioso, niente di particolare da scoprire. A te la parola, Aaron. Allora, diciamo che a grandi linee comunque hai sintetizzato più o meno il quadro della situazione che si sta vivendo attorno a questo processo, ovvero appunto la concreta o comunque totale quasi mancanza di informazione in merito a quanto avviene ogni giovedì e ogni venerdì ormai da oltre 3 anni alla bunker del Lucciardone qui a Palermo. Di fatto il massimo apice l'abbiamo toccato quando c'è stata l'udienza al Quirinale con Napolitano, poi da lì in poi l'informazione è un po' tornata, l'attenzione su questo processo è tornata a scemare, un nuovo picco quando Massimo Ciancimino si è presentato in aula, ma ora siamo di nuovo tornati nel silenzio quasi più assoluto, con diversi dettagli che comunque non vengono riportati ai grandi organi di informazione, quando invece ci sono tanti aspetti che andrebbero approfonditi e raccontati, proprio perché questo è un processo particolare che cerca di far luce su quanto avvenuto in quella stagione del 92 e del 93, che appunto
capire stagione in cui c'è stato sicuramente un dialogo tra Cosa Nostra e pezzi dello Stato. Questo non lo dico io, ma lo dicono anche sentenze passate in giudicato, insomma, che riconoscono che questo dialogo c'è stato. Adesso bisogna capire se appunto si è compiuto un reato o meno. Al nostro ti riferisci a quella di Firenze, tu? Mi riferisco alle sentenze di Firenze, sì, sia la sentenza Tagliavia, sia la vecchia sentenza sempre per la strage di Via dei Giorgofili, dove è scritto nero su bianco che la trattativa comunque c'è stata, e che a condurla furono in primo luogo proprio i carabinieri, sono tra l'altro gli stessi carabinieri che hanno durante le deposizioni del processo di Firenze per le stragi del 93 a usare proprio questo termine, il termine trattativa, la parola trattativa. Detto questo, comunque, per quanto riguarda invece le vicende che riguardano il magistrato di Palermo, l'istituto procuratore Antonino Di Matteo, che è fa parte della squadra d'accusa, insomma, dei PM d'accusa al processo, insieme a Vittorio Teresi, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia, Di Matteo è tornato un'area di allarme attorno a lui e un nuovo problema sicurezza. Nello specifico, quello che è accaduto è che ci sono delle nuove intercettazioni, ci sono dei nuovi elementi investigativi che di fatto hanno indotto il capo procuratore di Palermo Francesco Lovoi a scrivere sia al Consiglio Superiore della Magistratura sia alla Procura di Caltanissetta, che ovviamente è competente per quanto riguarda le indagini sull'attentato, il progetto di morte di Di Matteo, che ricordiamo un'indagine che è partita da tempo. Sappiamo delle parole dette da Rina in carcere con Alberto Lorusso, sappiamo quanto ci riferiscono i collaboratori di giustizia della presenza a Palermo di 150 kg di tritolo per far saltare in aria il magistrato. E sappiamo anche di vari progetti di morte appunto che erano stati pensati, insomma, quindi una condanna a morte che arrivava addirittura da Matteo Messina Denaro, delle lettere per conto di soggetti altri, oltre Cosa Nostra, da quello che ci raccontano appunto i collaboratori di giustizia. Quello che possiamo dire adesso è che ci sono ulteriori elementi. Questi ulteriori elementi sono quello che è stato possibile sapere, da quanto è dato sapere in base alle comunicazioni, indiscrezioni giornalistiche che sono emerse, di fatto è stato intercettato un uomo di Cosa Nostra in cui si parla dell'attentato a Di Matteo come un qualcosa che può accadere in qualsiasi momento, cioè, ovvero in un dialogo con la propria compagna, con la propria moglie, si arrabbia perché la suocera aveva portato la propria figlia in un luogo che è notoriamente frequentato dal PM Di Matteo, si arrabbia perché dice: non lo devi portare, non si deve portare in quel luogo, perché su di lui c'è una condanna a morte, c'è un progetto di morte, e questo di fatto può avvenire. E fa intendere in questa maniera appunto che non è proprio solamente di quel circolo, diciamo, del tennis, come si diceva all'inizio, come si spiegava di cui si parlava nelle intercettazioni, ma qualsiasi luogo in cui Di Matteo si trovi, di fatto comunque su di lui c'è questo progetto di morte che è in fase di esecuzione. Il fatto che lo devono ammazzare, che ancora oggi nel 2016 se ne parli a distanza di tempo, perché ricordiamo le parole di Irina sono del 2013, le lettere di Messina Denaro di cui ci parlano i collaboratori di giustizia sono del 2012, di fatto è chiaro che significa che il progetto di morte è ancora attuale e è ancora insomma ci sono elementi che fanno credere che in qualsiasi momento appunto può accadere una cosa simile. Ricordiamo anche che lo stesso collaboratore di giustizia Vito Galatolo, al processo trattativa Stato Mafia, quando è venuto a deporre, aveva detto che all'interno del suo gruppo di fuoco, del gruppo a cui era stato dato il mandato
di organizzare questo attentato con 150 kg di tritolo provenienti dalla Calabria, era stato detto semplicemente di appunto organizzare questo attentato, e tra nel gruppo di fuoco si era maturata questa convinzione che ci fossero anche altre squadre che potevano, altre squadrette che potevano intervenire in questo attentato. Un altro collaboratore di giustizia, Chiariello, ci ha fatto sapere di fatto, ha raccontato ai magistrati, agli inquirenti, di aver saputo che il tritolo per Di Matteo era stato spostato quando il boss Vincenzo Graziano, durante un periodo di scarcerazione, Graziano, che era l'uomo che deteneva l'esplosivo, era riuscito prima del nuovo arresto a spostare questo tritolo in un luogo sicuro. Quindi questo tritolo non è stato mai trovato e si trova in giro per la città. Ce ne sono stati anche altri episodi che sono particolarmente inquietanti. Insomma, si parlava anche di un progetto di attentato per Di Matteo su Roma e affini. Insomma, di fronte a questo allarme c'è stato il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha subito convocato il magistrato a Roma e ha proposto, di fatto, ha paventato la possibilità di un trasferimento extra ordinem per dargli un posto alla Procura Nazionale Antimafia. Adesso il magistrato Di Matteo ha preso tempo e il prossimo 7 novembre dovrà dare una risposta di fronte a questa proposta che è stata fatta, proposta che è assolutamente eccezionale da tutti quanti i punti di vista. Ecco, allora, prima di chiederti una specifica su questo, è interessante ricordare, perché parlando mi è venuto in mente che la stessa mafia, diceva, si è spinto troppo oltre, come se fosse la mafia che sta ricevendo degli input che gli dicono: guardate, dovete fermarlo, perché durante il processo lui sta evidentemente raccogliendo degli elementi, sta raccogliendo degli spunti, delle cose. Non ultimo mi sembra anche la richiesta di acquisizione delle agende dell'ex primo ministro Ciampi. Si sente che c'è una spinta anche esterna, evidentemente, in questa richiesta che tu stavi dicendo, Aaron. Sì, assolutamente sì. Il fatto, ce lo raccontano appunto i collaboratori di giustizia, cioè nella lettera in cui Messina Denaro spiega perché è necessario fare un attentato in questo momento, proprio spiega il fatto che ce lo stanno chiedendo, quindi parla al plurale. Chi è che lo sta chiedendo? E a cui la mafia non si può rifiutare. Probabilmente addirittura Galatolo ha raccontato, quando ha parlato ai magistrati, ha detto: sono gli stessi di Borsellino, i mandanti sono gli stessi di Borsellino. Ci sono pezzi deviati di istituzioni che sicuramente hanno voluto la morte di Borsellino e che ora oggi possono essere spaventati di fronte a le indagini, a questo processo, alle indagini che vengono condotte dal pool antimafia di Palermo e da questo magistrato, che oggi è diventato un simbolo di chi vuole la verità su questi fatti, su queste stragi, su quanto avvenuto in quegli anni terribili che hanno condizionato pesantemente la nostra Repubblica. Poi si potrebbe anche fare un altro tipo di ipotesi molto inquietante al tempo stesso, che è quella che potete leggere nel nostro sito, che è quella scritta dal nostro direttore Giorgio Bongiovanni, per cui perché arrivare a colpire Di Matteo in questo momento e perché arrivare a colpire Di Matteo proprio Di Matteo, l'abbiamo detto, è un simbolo. Di Matteo rappresenta un simbolo in questo momento. Perché in questo momento? Perché siamo di fronte a una situazione del nostro paese istituzionale che è di assoluta incertezza e spaventosa da certi punti di vista. Siamo alle soglie di un referendum,
ci potrebbe essere il rischio di un referendum costituzionale che potrebbe cambiare e condizionare enormemente il nostro futuro. Siamo di fronte a un tentativo da parte del potere di consolidare certi tipi di poteri, e questo arriva in tutti quanti i piani, in quello politico, in quello economico, a livello internazionale abbiamo una situazione che è esplosiva, certamente, quantomeno esplosiva, sì. Di fatto, quindi c'è tutta una situazione per cui fare un attentato in questo momento potrebbe giustificare determinate azioni da parte del potere che quindi prenderebbe di fatto, si rivoluzionerebbero di nuovo le carte che sono in tavola anche con la forza. È più o meno quanto è avvenuto con le stragi del 92, che noi siamo convinti che in quel momento proprio le stragi sul sangue di Falcone e Borsellino e quelle che poi sono venute dopo nel 93 si è instaurata la Seconda Repubblica con tutto quello che è avvenuto dopo, quindi il ventennio di Berlusconi e quant'altro, insomma. Certo. Ecco, ci potrebbe essere una situazione, un parallelismo molto molto simile. Di fatto siamo in un momento di forte crisi economica, siamo in un momento di crisi istituzionale, siamo in un momento anche di crisi di valori, per quanto questo possa essere termometro comunque dello stato, del nostro stato sociale. Di fronte a tutte quante queste situazioni, appunto, torniamo a riflettere su quanto può avvenire a questo magistrato. Bisogna fare il possibile affinché questo non avvenga, e oltre alla società civile, che già è scesa in piazza più volte e sta continuando a scendere a manifestare, a Palermo sono stati esposti striscioni, così come in altre parti d'Italia, a Palermo sia davanti al comune ma anche all'aeroporto Falcone e Borsellino è stato esposto un striscione in favore di Di Matteo. Questo per dire che la società civile comunque ha un interesse, parte perlomeno della società civile ha un interesse affinché certi fatti non si avverino più. Sarebbe buona cosa e opportuno che lo stesso facciano le istituzioni, e fino a questo momento i silenzi da parte di Renzi, ma anche del capo dello Stato Mattarella, sono sicuramente un segnale, così come un segnale deve essere colto che Mattarella è presidente del CSM, proprio quel CSM che oggi propone, dopo varie bocciature, alcune anche scandalose, perché comunque era evidente che i meriti di Di Matteo rispetto ad altri magistrati che sono stati scelti erano superiori, anche se c'è un TAR che ha detto che non era così. Comunque, a prescindere da questo, di fatto oggi il CSM di fatto è pronto a tornare sui suoi passi e riproporre di nuovo una situazione, non solo tornare sui suoi passi ma anche riformare la propria legge, ovvero, perché il CSM, promuovendo Di Matteo, facendogli, diciamo, accettando la sua nomina, nominandolo alla Procura Nazionale Antimafia come sostituto procuratore fuori dal concorso, quindi con nomina diretta, sì. Di fatto extra ordinem, di fatto non viola le proprie regole attuali, quindi dovrebbe cambiare una normativa per permettere questo passaggio. Gli spostamenti per motivi di sicurezza in questo momento al CSM si possono fare da procura a procura, cioè, ovvero, Di Matteo da Palermo può essere spostato in un altro luogo d'Italia. Qui si propone, guarda caso, il posto che lui vuole o che lui vorrebbe, diciamo, perché lui aveva chiesto, ha partecipato a concorsi in passato, aveva chiesto appunto di essere applicato di essere nominato come sostituto procuratore alla Procura Nazionale Antimafia, ed è qui che sorgono probabilmente i dubbi su cui Di Matteo sta riflettendo, perché poi, se qualora venisse trasferito, partirebbe, non è assolutamente un fatto scontato che possa essere applicato al processo trattativo a Stato Mafia. Quindi diciamo che questo spostamento in questo momento può essere visto in due modi, anche come un'azione, se vogliamo, pilatesca di lavarsi le mani al CSM, quindi lascia la palla di nuovo a Di Matteo, che deve dire sì o no,
a questo trasferimento, ma senza nessuna garanzia che poi possa essere applicato al processo di trattativa Stato Mafia e quindi ultimare il suo lavoro e continuare ad avere le indagini in mano. Ma certo, quindi lui si trova indagare sui fatti di Palermo, insomma. Sì, quindi lui si trova nella difficilissima situazione. Se dice sì, corre il rischio di cui tu hai parlato. Se lui dice no, lo si può accusare di voler mettere a repentaglio la vita della sua scorta, di protagonismo, come era stato fatto con Falcone, e quindi veramente in una situazione perdura, diciamo. Assolutamente sì, che assolutamente sì, che comunque lo guardi, io sono convinto che qualunque sia la decisione di Matteo il 7 novembre prossimo, i tra virgolette ben pensanti che quotidianamente attaccano il processo di trattativa Stato Mafia, queste indagini attaccano i magistrati del pool di Palermo e tutta l'attività investigativa che è stata fatta attorno a questo tipo di indagini, quindi parlo dai sistemi criminali che poi sono stati archiviati, alle indagini dei sistemi criminali e poi alla trattativa Stato Mafia, i processi Mori, Obinu e quant'altro. Tutta questa gente di fatto continuerà comunque ad attaccare Nino Di Matteo e quindi a criticarlo, a prescindere da quello che dica. Se va via perché va via, diranno che è un codardo; se non va via, diranno che è un protagonista e ha rifiutato addirittura chi voleva salvargli la vita. Quindi comunque la si guardi, io credo che deve passare un concetto, che sicuramente la decisione eventuale di un eventuale trasferimento, che qualora sarà così o se rimane, comunque sia Nino Di Matteo non sta sfuggendo a processo o a indagini. Quello che ha fatto e quello che sta facendo parla per lui, di fatto. Guarda, è molto interessante tutto questo scenario che tu ci hai presentato, e pensa quanto varrebbe essere così come stanno facendo per il cambiamento della carta costituzionale, per questo referendum, quanto sarebbe importante che almeno una volta alla settimana si facesse il punto su questa situazione per coinvolgere l'interesse dell'opinione pubblica, perché la poca stampa che cerca di mettere in luce alcuni avvenimenti, in questo caso non soltanto nei riguardi del processo trattativa, mi viene in mente che adesso a giorni vanno a processo due carabinieri e alcuni giornalisti, un paio del Fatto Quotidiano, poi mi sembra di ricordare anche Michele Santoro e Sandro Ruotolo, per un altro processo, cioè più che un altro processo, per una denuncia di due carabinieri che avevano denunciato proprio ai giornalisti le grandi difficoltà che avevano trovato nel portare avanti le indagini per la cattura di Provenzano e anche di Matteo Messina Denaro. Io non so se tu sei informato sul fatto che la poca stampa che parla adesso viene portata in qualche modo, diciamo, alla sbarra. Questo rientra in un processo, un percorso che è stato avviato da tempo, di fatto, dove la libertà di informazione è assolutamente negata e nulla in questo, quasi negata e nulla in questo paese, cioè di fatto comunque quando ci sono dei giornalisti che fanno semplicemente il loro mestiere, ecco che subito vengono querelati o comunque portati in tribunale. Penso, senza andare a toccare, se non vogliamo parlare di quel processo lì, possiamo anche pensare a quanto sta avvenendo in questi giorni con Report, che ha parlato dei fatti inerenti all'inchiesta su Alfano Junior, gli affari delle Poste. Immediatamente, neanche c'è stata la puntata, che già si diffida a qualsiasi
certo, qualsiasi giornalista di mandare in onda, a mandare in onda la puntata, o al tempo stesso a quanto sta avvenendo qua in Sicilia, dove c'è stato un altro collega, Rino Giacalone, che ha pubblicato un articolo sulla massoneria, sui rapporti, quali sono sulla massoneria e i rapporti della politica e massoneria, mettendo il nome di alcuni politici importanti, quindi mettendo in relazione mafia, massoneria e politici, semplicemente per il fatto che si parla di un senatore. C'è questo senatore da lì che ha subito richiesto che vengano ritirate tutte quante le copie del giornale, quindi chiede di oscurare un fatto che comunque è accertato, che lo stesso sia, che è in via di accertamento, che il fatto che lui abbia dei rapporti comunque con la massoneria, è accertato anche che abbia avuto in passato, che ha avuto in passato dei rapporti con la mafia, anche se è stato di recente assolto, ma perché il reato appunto è stato riconosciuto prescritto, non perché i fatti non siano veri. Un po' una sentenza tipo stile Andreotti, se vogliamo. Certo. E di fronte a queste situazioni accade anche questo, appunto, che di fronte alla testimonianza, non solo, cioè qui siamo di fronte a un processo assurdo, quello che tu, a cui tu facevi riferimento, che vede appunto imputati, oltre ai due carabinieri e l'avvocato anche dei due carabinieri, ah, esatto, otto giornalisti: Sigfrido Ranucci, Di Nalo Ricella, Sandra Rizza, Peppino Lo Bianco, Antonio Padellaro, Sandro Ruotolo, Walter Molino, bravo, appunto Michele Santoro. Loro hanno semplicemente, non hanno fatto altro che riportare quanto era stato detto in una conferenza stampa. Cioè, la prima volta che in una conferenza stampa ci sono persone che parlano, che era l'avvocato di carta, e che vengono rinviati in giudizio le persone perché riportano quanto detto in una conferenza stampa. Siamo all'assurdo più assoluto. Addirittura anche questo è un processo che poi, tra l'altro, avviene mentre c'è un altro processo in corso con le denunce fatte dai due carabinieri contro gli ufficiali di cui appunto che lamentavano le resistenze, certo, sono i querelanti, cioè una roba praticamente a colpi di querele e contro querele che non sta né in cielo né in terra in questo momento, una cosa di questo tipo. Poi appunto, ripeto, la libertà di informazione, l'informazione passa anche da queste cose. Oggi purtroppo la situazione non è bella nel nostro paese. Guarda, adesso noi siamo in chiusura. Io ti ringrazio della disamina che hai fatto. Spero che molti radioascoltatori abbiano potuto meglio capire, approfondire quello che sta succedendo, diciamo, logisticamente a Palermo, ma da un altro punto di vista sta accadendo a tutti noi, sia come soggetti capaci di essere in possesso di elementi sui quali farci un'opinione, sui quali prendere delle decisioni, sui quali poter avere dei comportamenti. Come ultima, io spero di poterti avere in una trasmissione che riguarderà il referendum, così ti chiedo giusto una tua impressione. Un sì al referendum porterebbe più chiarezza su queste vicende o meno? Forse è una domanda un po' troppo larga, non lo so, ma a sensibilità tua, un impianto di 47 articoli che vengono cambiati così della Costituzione, sono più per portare più chiarezza in questi ambiti o per tenerli ancora nell'ombra, se non ancora più nell'ombra? Ma io credo che al referendum costituzionale il sì non sia la risposta giusta, semplicemente perché anche se non si trattano i temi
di questi processi e quant'altro, però con il sì si dà, vengono violati principi costituzionali base, come per esempio la possibilità di noi cittadini di votare e scegliere i nostri rappresentanti. Tra questi sono alcuni aspetti che vengono toccati con la riforma costituzionale. Poi è chiaro che nel corso di questi anni ci sono state tante di quelle modifiche o dei tentativi di modifica della legge, modifiche alla nostra Costituzione, tentativi di modificare la nostra Costituzione, e questo è quello forse uno dei più eclatanti che si cerca di portare in atto, e pian piano a colpi di legge, un po' di qua, un po' di là, si potrebbe anche fare questo paragone, e piano piano ci si accorge che si sta portando avanti quello che sta portando avanti un certo sistema di potere, è quanto era scritto nel piano di rinascita democratica 2, quindi Licio Gelli, quindi piano piano si vede. Cioè, quindi parliamo della riforma della legge costituzionale, ma possiamo anche parlare della riforma della giustizia che vogliono portare avanti, che lo stesso vuole mettere un bavaglio all'informazione e al tempo stesso anche creare dei magistrati burocrati. Potremmo parlare del sistema di legge elettorale, che quando sono ben tre legislature che non eleggiamo alcun presidente del Consiglio, e che non leggiamo, scusate, i nostri rappresentanti di Parlamento, perché chiaramente il Presidente del Consiglio elegge il Governo e il Capo Presidente della Repubblica. Quindi di fronte a questa situazione assurda in cui ci troviamo, e ci troviamo ad andare a votare al 4 dicembre prossimo un referendum che è stato pensato e ideato da quei soggetti seduti in Parlamento che noi neanche abbiamo votato, cioè comunque che noi non abbiamo richiesto, e viene appoggiato da questo governo. Per assurdo, ci sono documenti che dimostrano queste cose. Si stanno cercando di con questa riforma, guarda caso, avviene in un momento dopo qualche anno, nei mesi scorsi c'è stata una lettera inviata dalla JP Morgan proprio che chiedeva una riforma della Costituzione ritenuta troppo obsoleta, cioè voglio dire, ci sono troppo garantista, sì. Cioè di fronte a queste situazioni non si può non riflettere. Ecco, forse manca da parte anche dell'informazione il famoso mettere insieme i pezzi, il famoso 2+2. Diciamo che proprio questo, anzi, proprio parlava la JP Morgan, diceva che la Costituzione era troppo socialista. Io credo che noi siamo di fronte a da qui a 50 giorni più o meno, giorno più giorno meno, credo più o meno è questo il periodo che manca da qui al referendum. Ci sarà una dura lotta. Io non posso che invitare a tutti quanti ad informarsi profondamente prima di andare nella cabina elettorale e mettere una crocetta sopra il sì o sopra il no, e lasciarsi sedurre da quello che c'è scritto, dalle indicazioni che per la prima volta sono state scritte nella cartella elettorale. Le indicazioni che sono state, è molto fuorviante, diciamo che così come viene messo il quesito, come è stato anticipato che sarà il quesito, sembra che sia difficile non mettere la crocetta sopra il sì. Il problema è che bisognerebbe studiare tutta una serie di cose che prevede la riforma, perché di fatto vengono depotenziate una serie di strutture, vengono depotenziate le autonomie regionali, viene depotenziato il Senato. Depotenziato nel senso che si dice che si riduce il numero dei senatori, quindi così se siamo d'accordo riduciamo la spesa pubblica, risolviamo il problema del bicameralismo, ma non è affatto vero, cioè addirittura ci sono vengono complicate determinate cose. La legge sul bicameralismo non viene affatto superata, perché viene data la possibilità comunque al Senato di richiedere che le leggi approvate al governo possono essere visionate
comunque sia dal Senato e ci devono essere 30 giorni per poi dopo rimandarle alla Camera. E un Senato che verrebbe composto da consiglieri regionali e da sindaci, che io mi chiedo, in quei 30 giorni, saranno 30 giorni per farlo? È ovvio che non faranno nulla. Certo. Controllo, anche perché sono appunto, se no quando fanno il lavoro di sindaci e il lavoro di consiglieri regionali? Tra l'altro poi il Senato non potrà, vengono anche svuotate proprio alle regioni non verrà dato la possibilità diciamo di intervenire su questioni territoriali locali, bravissimo. Ci sono delle cose che sono aberranti in questa riforma costituzionale. Viene alzata la soglia per la proposta di legge popolare, che già vengono poco considerate quando si raggiungono i quorum per far sì che in Parlamento si parli di determinate leggi popolari, vengono affrontate, queste vengono sistematicamente messe nei cassetti, come è successo in passato per una legge, per un'altra TV, per un altro sistema, per togliere l'ingerenza della politica dalla RAI, una legge che è stata a cui noi abbiamo partecipato, avevamo raggiunto il quorum, ma mai nessuno in questi anni ha portato avanti quella proposta di legge, mai nessuno l'ha presa come riferimento. È stata fatta anche una riforma della RAI e mai nessuno ha parlato di questo. Ecco, si voglia alzare il quorum in modo che così bisogna raccogliere tutte quante più leggi, e per i cittadini, che già è complicato raccogliere le firme in questa maniera, di fatto non vedranno mai possibilità che leggi popolari vengano discusse in Parlamento. È una grande presa in giro. Bisogna studiare bene prima di entrare nella cabina elettorale, e si rende conto che quelle parole scritte nella cartellina sono assolutamente fuorvianti. Guarda Aaron, noi ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato, desideriamo assolutamente averti ospite per un'intera trasmissione sulla vicenda referendaria, e ti mandiamo un abbraccio. E chiudendo la trasmissione, voglio semplicemente ricordare un punto importante che tu hai fatto risalire al piano della P2, un poco gli scenari che si vanno delineando dal punto di vista istituzionale adesso in Italia. Semplicemente voglio ricordare a chi ci ascolta che tre punti erano fondamentali per la loggia massonica P2, per Licio Gelli, che erano andare verso una repubblica presidenziale, primo punto; il secondo punto era portare la magistratura sotto il controllo dell'esecutivo, cioè del governo; il terzo punto era la divisione del sindacato, cioè dividere il paese e le forze del lavoro. Tante grazie, un abbraccio a tutti, e ripassiamo la linea a Massimo Bonella. Sì, grazie Alviano, riprendo dallo studio 1 di Radio Piper Fontana Fredda, giusto per chiudere la trasmissione. Molto interessante la riflessione di Aaron Pettinari. Dunque ricordo Radio Piper Fontana Fredda, che modula sui 93 800 88 800 per tutto l'Alto Adriatico, emittente storica qui del Friuli Venezia Giulia dal 1981, trasmissione Pineta Oggi Menti nel Mondo, che è stata ripetuta gratuitamente dal network, dal nuovo network online Radio Science TV, perché anche televisione Science, lo ricordo, di Treviso. Saluto la regia centrale di Science, Rosario Moreno, alla regia di Fontana Fredda Paolo Gavasso. Non mi resta che congedarmi da voi, gentili ascoltatori. Appuntamento come sempre alla prossima settimana, sempre qui dalle frequenze di Radio Piper Fontana Fredda. Buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.